Signor Bua, Hotel Lancaster, Milano, dopo un bel po' di strada insieme, ci fa piacere ripercorrere il cammino. Che cosa ci vuole raccontare di questa sua esperienza con il revenue? Come avete cominciato, come siete arrivati all'Hotel Lancaster e che cosa è successo? Allora, magari evitiamo di partire da molto lontano, ma parliamo innanzitutto dell'hotel in generale, nel senso che, come lei sa, io vengo da un'esperienza imprenditoriale che non ha niente a che fare con gli hotel, tranne che sono stato un grande utilizzatore di hotel. E questo devo dire che mi ha incominciato a far nascere in me, diciamo così, quella che poi è diventata una passione di un business. Io vengo da un mondo, diciamo, totalmente diverso dall'elettronica, un'azienda molto grossa. Cito questo perché poi ci ritorneremo sull'argomento del perché poi anche un hotel così piccolo rispetto alle dimensioni cui eravamo abituati a gestire e viene viceversa gestito con un approccio di natura squisitamente, cioè manageriale, imprenditoriale, con degli strumenti che possono apparire anche fin troppo sofisticati per, ripeto, fa poco più di 1 milione di fatturato, cosa che invece nell'azienda che ne faceva molti di più chiaramente erano all'ordine del giorno. Quindi detto questo, partendo da questa esperienza al di fuori del mondo degli hotel, è iniziata da prima la passione, a seguito proprio della conoscenza dell'attività come utente, come dicevo prima. E quando poi quel ciclo è finito, quel ciclo imprenditoriale del mondo dell'elettronica, abbiamo iniziato nel costruire un albergo nel sud dell'Italia, in Sicilia, e poi però siccome viviamo qui abbiamo anche trovato uno spazio, evidentemente uno spazio anche vitale di lavoro qui a Milano. Ho citato il fatto di avere costruito l'hotel in Sicilia perché questo ha già incominciato a introdurre un interessamento alle nuove generazioni, che cioè mio figlio. Cioè, mentre noi costruivamo l'albergo, stavamo lanciando questo albergo giù in Sicilia, lui era uno studentello che però pian pianino, avvicinandosi all'attività, gli ha permesso di acquisire e di far crescere, di far nascere e poi crescere in lui questa passione per l'hotelleria. Avendo maturato degli studi di economia, evidentemente poi la cosa è andata di pari passo. Quindi ad un certo punto siamo arrivati alla determinazione di allargare questa attività, che era partita con l'esperienza giù in Sicilia, ma in tempi che, e lo vedremo adesso parlando appunto del revenue, in tempi che possono sembrare addirittura paleolitici, delle ere geologiche, nel senso che io ho inaugurato questo hotel nel 2005, ma di tutto ciò che tutti gli strumenti che stiamo usando qui oggi non ce n'era neanche la minima parvenza. E quindi con tutte le difficoltà che abbiamo avuto nella gestione iniziale di questa struttura. Nel frattempo, evidentemente, ci siamo evoluti anche noi, siamo sempre stati molto attenti a quello che il mercato proponeva, e saltiamo a più pari nel passato per arrivare ai giorni nostri, quando abbiamo deciso di fare l'acquisizione del Lancaster Hotel, e quindi da subito a questo punto abbiamo evidentemente cercato di organizzarci, di dotare questa struttura di tutti questi strumenti, chiamiamoli moderni fondamentalmente. E quindi questo è stato. Chiaramente siamo molto contenti di ciò e siamo qua. Quando avete cominciato qui a Lancaster, a livello commerciale, come funzionava? Che situazione avete trovato? Allora, possiamo dire che il Lancaster, come credo buona parte degli hotel presenti a Milano, in modo particolare 3-4 stelle, sono quelli fondamentalmente non legati alle grandi catene. Molti di questi hotel si sono ritrovati, e credo che ancora oggi ce ne sono che si ritrovano,
in una situazione storica in cui prevale ancora la vecchia mentalità dell'albergatore tradizionale di altri tempi, anche se parliamo di alcune decine di anni fa, che chiaramente ragiona con degli schemi, segue degli schemi che oggi sono, abbiamo visto, totalmente non solo inaccettabili, ma assolutamente dannosi per la gestione dell'economia dell'hotel stesso. E questo era uno di quelli, cioè una proprietà piuttosto avanti con l'età e quindi diciamo non era più in linea con quello che il mercato oggi richiedeva. E per questo loro hanno deciso di cedere l'attività. Quindi commercialmente la risposta è non c'era niente, c'era un deserto dei tartari, non c'era assolutamente nulla. Per cui abbiamo deciso, come ho detto prima, abbiamo deciso di strutturarci immediatamente dotandoci di questi strumenti nuovi, che era appunto quello del revenue management e tutto ciò che ne segue con tutti i vari strumenti che ci sono nel mezzo per poter avere questo go to market attraverso le cosiddette OTA piuttosto che con il nostro sito web, per fare in modo che tutto fosse automatizzato, che permettesse in un modo agevole quella che è la fase moderna dell'impostazione di marketing, di vendite, marketing degli hotel, che fondamentalmente la si può riassumere in un concetto di dinamicità. Cioè la grande differenza tra il passato e oggi è proprio questa. In passato c'era il listino prezzi, alta stagione, bassa stagione, poteva esserci un'altra variabile, vista monte, vista mare, e fine. E quindi per tutto l'anno si andava avanti così, con un concetto estremamente statico. Tutto ciò è morto e sepolto. Quindi oggi si parla di dinamicità, abbiamo visto che il prezzo della camera può cambiare anche 2-3 volte al giorno, strettamente connesso con la domanda e l'offerta, e via di seguito.